Vediamo gli integrali impropri, e l'ultimo argomento sugli integrali, poi la prossima settimana facciamo esercizi su quello che abbiamo visto. Allora, di cosa si tratta? Cosa sono gli integrali impropri? Allora, l'integrale abbiamo visto l'area sotto la curva f di x un certo intervallo. Noi abbiamo fatto per ora degli esempi con la funzione continua, e qui c'era un intervallo dove la funzione era continua su tutto l'intervallo compresi gli estremi. Ecco, che cosa accade quando uno di questi estremi è più infinito, come infinito, quindi integriamo su un lato che ha lunghezza infinita, oppure all'interno dell'intervallo ci sono dei punti in cui la funzione non è definita. Tipicamente, non so, il dominio è dato da tutto l'intervallo tranne alcuni punti, e in quei punti la funzione è illimitata, quindi assume valori arbitrariamente grandi. Allora, se appunto quest'area ha delle zone o su un lato orizzontale limitato o su un lato verticale limitato, non è detto che il valore numerico che voi potete attribuire a quest'area sia finito oppure no. E comunque bisogna anche dare un po' una definizione di cosa intendiamo quando, non so, l'estremo B è più infinito, come ci arriviamo a più infinito, che operazioni di limite stiamo facendo. Allora, facciamo un esempio esplicito così forse si capisce un po' meglio. Allora, prendiamo la funzione f di x uguale a 1 su x e proviamo a vedere che cosa succede quando integriamo la funzione 1 su x, diciamo, supponiamo x maggiore di 0, e prendiamo la funzione 1 su x, questa qui, va bene? Allora, fissiamo un punto e poi l'altro estremo invece lo facciamo variabile. Allora, per praticità fissiamo il punto 1 e poi prendiamo l'altro estremo t e qui lo facciamo variare. Quindi per adesso consideriamo quest'area qui, va bene? Andiamo verso destra e vediamo cosa succede quando t tende a più infinito. Allora, quindi quello che possiamo fare con tutto quello che abbiamo visto finora è l'integrale definito tra 1 e t di 1 su x in dx, e ogni volta che fisseremo t, l'integrale, questo qui, verrà, questa è la primitiva, la sappiamo fare, è il logaritmo del valore assoluto di x compreso tra 1 e t, e quindi siccome x è maggiore o uguale a 0 possiamo togliere il valore assoluto e dobbiamo fare la differenza di estremi, che è il logaritmo di t meno logaritmo di 1 che è 0, quindi logaritmo di t. Allora, che cosa accade? Che quando voi fate cambiate t, diciamo che lo spostiamo verso destra, verso più infinito, l'area sotto la curva fino a 1 su t ha un'espressione numerica che è il logaritmo di t. Quindi man mano che aumenta t, ovviamente l'espressione dell'area, che è il logaritmo di t, che è una funzione crescente, aumenta. Non aumenta tanto velocemente, perché aumenta come il logaritmo. Però quando t tende a più infinito, anche se qui il lato, diciamo, verticale, se così dobbiamo chiamare, diminuisce, tende a zero, quando fate l'integrale di tutta questa zona vi viene più infinito. Quindi quello che vorremmo dire è che se io faccio il limite per t che tende a più infinito l'integrale di 1 su t 1 su x in dx, questo è come fare il limite per t che tende a più infinito del logaritmo di t, e quindi qui ottenete il limite del logaritmo di t è più infinito. Allora, questa scrivere una cosa così, qui stiamo facendo un integrale definito, non improprio, però quando mantiamo t a più infinito succede qualcosa per cui il numero che viene fuori non è un numero finito, o comunque stiamo integrando non su un lato di lunghezza finita ma su un lato di lunghezza infinita. Allora, questo limite qua è effettivamente un integrale improprio, quello che chiameremo integrale improprio, fatemi scrivere qui sotto. E allora, invece di scrivere ogni volta il limite per t che tende più infinito e facciamo andare all'estremo più infinito, scriveremo più semplicemente così: 1 più infinito 1 su x in dx. Quindi, quando avete un integrale dove uno degli estremi è più infinito oppure l'altro estremo è meno infinito, cioè state integrando su una semiretta, quello è un integrale improprio. Che significato dare all'infinito qui sopra?
Perché diciamo, se uno integrasse, come abbiamo visto, semplicemente con l'integrale definito, uno poi alla fine dovrebbe sostituire infinito e 1, no? Per fare la differenza. Allora, cosa vuol dire sostituire più infinito? Vuol dire fare il limite per t che tende a più infinito. O comunque la definizione di questo corrisponde a questo, quindi vuol dire fai l'integrale normalmente e poi invece di sostituire più infinito non è un numero, vuol dire fai il limite per t che tende a più infinito o della variabile che c'è per t che tende a più infinito. Quindi qui abbiamo un esempio, la funzione, quindi l'integrale da 1 a più infinito della funzione 1 su x non converge e appunto il risultato è più infinito. Questo risultato ricorda un po' il risultato che abbiamo visto per le serie. Questo oggetto e quest'altro sono diversi, va bene? Sono cose molto diverse, cioè questo è un integrale della funzione 1 su x, questa è una serie dei valori 1 su n. Però adesso vedremo che c'è una parentela tra i risultati che abbiamo visto per le serie e i risultati che abbiamo visto per gli integrali. Allora, per gli integrali da un certo numero a più infinito, se la funzione è continua su tutta la semiretta, vedremo che per certi tipi di funzioni che ricordano quei tipi di funzioni che abbiamo visto per le serie, ci saranno risultati molto simili per sapere se l'integrale converge oppure no. Quindi se avete un integrale definito, la funzione è continua, può essere un problema trovare il valore numerico, però senz'altro questo valore numerico esiste ed è finito. Se uno dei lati della semiretta è più infinito, può darsi che questo numero che voi calcolate non sia finito, quindi parleremo di integrale convergente o integrale non convergente. Integrale, questo è un integrale improprio non convergente perché il risultato è più infinito. Se venisse un numero finito, diremmo che l'integrale improprio è convergente. Quindi per l'integrale improprio avremo tutto un set di strumenti per stabilire intanto se converge o meno e poi in alcuni casi, come per le serie, riusciremo a calcolare effettivamente la somma se è finito. Allora, adesso questo comportamento della funzione 1 su x, che abbiamo visto che l'area ci dà più infinito, in realtà questo non vuol dire che ogni volta che avete una semiretta l'integrale verrà non convergente. Tutto dipende, esattamente come per le serie, con la velocità con cui il termine tende a zero. Qui la velocità con cui tende a zero è 1 su x, ma se aumentiamo la velocità, adesso scopriremo che l'integrale, cioè l'area di tutta questa zona fino a più infinito, quindi tutta la coda fino a più infinito, anche se un lato di lunghezza più infinito, se questo lato, diciamo così, verticale tende a zero in maniera sufficientemente veloce, allora ci sarà la convergenza. Allora, modifichiamo un po' l'esercizio, cioè l'esempio. Allora, scriviamo direttamente qui più infinito per indicare che appunto stiamo integrando su tutta la semiretta e che significa appunto integra su un intervallo finito e poi manda un estremo più infinito. E modifichiamo la funzione che vogliamo integrare. Anzi, mettiamoci subito nel caso più generale, cioè quando abbiamo una funzione tipo 1 su x alla alfa, va bene? E vediamo qual è l'esponente che ci dà la convergenza e quelli che non ci danno la convergenza. Abbiamo già stabilito che per alfa uguale a 1 non converge, va bene, questa integrale. Adesso vediamo cosa succede per alfa diverso da 1. Allora, se alfa è diverso da 1, allora che cosa si fa? Allora, la primitiva, facciamo un passaggio. Allora, qui è da 1 più infinito. Questo vorrebbe, allora, per non confondersi, questo sarebbe x alla meno alfa in dx, e quindi quando integriamo una potenza ricordiamoci che dobbiamo fare, per calcolare la primitiva, dobbiamo fare x alla meno alfa più 1 diviso meno alfa più 1. Questa è la primitiva di x alla meno alfa. Tenete conto che qua stiamo supponendo alfa diverso da 1. Quando abbiamo fatto la primitiva di nel caso alfa uguale a 1 veniva il logaritmo, va bene? Ma quando alfa è diverso da 1, l'espressione della primitiva è questa. Ricordatevi che questa cosa qui non vale per alfa uguale a 1, perché dovreste dividere per 0. Allora, quindi questa è l'espressione, e questa va valutata tra 1 e più infinito. Allora, vediamo un po' che cosa vuol dire. Allora, questo sarebbe, sostituire questo a infinito vuol dire fare il limite per x che tende a più infinito di x alla meno alfa più 1 diviso meno alfa più 1. Questo è
quello che noi facevamo prima, sostituire nella primitiva il valore più infinito. Non puoi sostituire più infinito, devi fare il limite. Meno il valore, questo sì lo possiamo fare, sostituiamo il valore 1, e quindi qui abbiamo 1 su meno alfa più 1. Allora, se ci interessa per adesso capire solo se questo risultato è più infinito o meno, cioè se converge o meno, basta guardare cosa succede qui, perché questo verrà un numero, non so quanto viene, dipende da altro. Quello che dipende da quello che dipende, diciamo, che ci darà quello che dipende appunto da x, che dobbiamo mandarla più infinito, è solo questo pezzo. E questo limite qui quanto fa? Dipende ovviamente dall'esponente. Allora, che cosa potrà accadere? Beh, allora, o meno alfa più 1 è maggiore di 0, ce l'hanno due casi, o meno alfa più 1 è maggiore di 0, o meno alfa più 1 è minore di 0, questi sono i due casi. Uguale a 0 non può essere, perché abbiamo escluso il caso alfa uguale a 1 e comunque l'abbiamo già trattato a parte, abbiamo detto che lì non converge. Allora, se meno alfa più 1 è maggiore di 0, vuol dire che questo esponente qui è positivo, e vuol dire che anche questo è positivo, questo è fisso, ma quando mando x a più infinito, se qui l'esponente è positivo, questo tenderà a più infinito, quindi qui avremo non converge, o se volete è divergente perché tende a più infinito, bene? Se meno alfa più 1 è minore di 0, vuol dire che questo esponente è minore di 0, quindi stiamo parlando di un 1 su x elevato a qualcosa di positivo. Quando x tende a più infinito, questo invece tende a 0, quindi questo tende a 0, e quindi quando tende a 0 questo scompare, rimane solo questo, e quindi il risultato dell'integrale è uguale all'opposto di questo, che è 1 su 1 meno alfa, e quindi qui c'è convergenza. Bene? E questo qui è il caso, se portate l'alfa all'altra parte vuol dire alfa maggiore di 1. Bene, allora vuol dire che qui per valutare se questa integrale converge o meno bisogna guardare se l'esponente alfa è maggiore di 1. Esattamente lo stesso risultato analogo che avevamo per le serie. 1 su n l'alfa convergeva per alfa maggiore di 1. Il risultato è assolutamente identico. Ecco, esattamente per le serie, se mi interessa solo la convergenza, non mi interessa tanto da dove parto, potrei partire da 2, da 3, non è importante. Quello che è importante è che il comportamento della funzione per x che tende a più infinito. Bene? Quindi possiamo riassumere il risultato, questi risultati ci serviranno per poi valutare funzioni più complicate, quindi 1 su x all'alfa quando integrate tra 1 e più infinito dx è uguale a... Beh, il risultato non occorre ricordarselo, diciamo, converge se alfa è maggiore di 1, diverge a più infinito se alfa è minore o uguale di 1. Ok? Quindi questo è il primo risultato. Ci serve raccogliere questa serie di risultati perché poi, esattamente per le serie, ci sarà uno strumento che è il confronto asintotico che ci permetterà, quando abbiamo funzioni più complicate, di capire se un certo integrale è convergente o meno, quindi avremo bisogno di queste funzioni per fare dei paragoni. Allora, a questo punto viene la curiosità di capire che cosa succede quando prendo una funzione, diciamo, no? Quando abbiamo fatto le serie, oltre alla serie armonica, abbiamo visto anche quello che succede quando qui ci mettete elevato alla beta. Abbiamo studiato cosa succede per queste serie. Vediamo un po' qui che cosa accade. Per semplificare un po' le cose, anzi, avevamo visto che la serie, quando, diciamo, quello che era interessante quando avevate una serie così, era vedere l'esponente alfa. Se l'esponente alfa era maggiore di 1, questa era convergente comunque. Se invece alfa era uguale a 1, cioè eravate sull'esponente critico, si guardava l'esponente beta. Allora proviamo a vedere l'analogo di questa con l'integrale, vediamo un po' che cosa succede. Tra l'altro per questa funzione qui non abbiamo dato il risultato di convergenza senza fare alcuna dimostrazione. Qui, per esempio, se vogliamo studiare questo tipo di funzioni e vedere cosa succede
su questo sull'integrale di questa funzione qui, proviamo anche a farlo nel caso, proviamo anche a vedere in questo caso che cosa succede senza dare risultato per vuoto. Ecco, qui dobbiamo fare una piccola correzione perché per adesso quello che ci interessa sugli integrali impropri è di una funzione che sia limitata magari su una semiretta che invece non è limitata. Qui però il primo esponente, il primo estremo è 1 e in 1 questa funzione non è definita perché il logaritmo di x, il logaritmo di 1 è 0, va bene? Quindi avremo in realtà due problemi, avremo un problema in 1 dove la funzione qui probabilmente va su così, ok? E poi avremo un problema più infinito. Se voi guardate questa area, diciamo, geometrica, il problema, se volete capire se è finito o meno, i problemi sono due. Da questa parte avete un lato più infinito e da quest'altra parte adesso avete anche un lato più infinito. Allora, dobbiamo distinguere i due problemi. Quindi per adesso vediamo che cosa succede su questa parte qui. E quindi spostiamo leggermente l'estremo, mettiamolo per esempio a 2. Basta scostarsi un po' da 1. Poi separatamente vedremo cosa succede invece da questa parte, meglio affrontare una difficoltà alla volta. Allora, se invece di usare la funzione 1 su x modifichiamo questa funzione, ci mettiamo sotto il denominatore un'altra funzione, la funzione logaritmo, che così regola la velocità di questo infinitesimo, che valore devo dare a beta per avere la convergenza? Allora, quindi lo facciamo da 2 in poi e la tecnica che utilizziamo è... Come vedete, per le serie il problema era che io non avevo un analogo della primitiva. L'analogo della primitiva era trovare un'espressione per la somma parziale, quello era molto complicato. Invece per gli integrali avete la possibilità di ottenere questa informazione, perché è più facile, perché potete cercare le primitive. Per le serie invece questo problema è più complicato. Allora, vediamo un po' che come si può integrare. Quindi preoccupiamoci intanto della ricerca della primitiva, poi vediamo agli estremi che cosa succede. Allora, qui per cercare una primitiva, che cosa possiamo fare? Allora, qui c'è 1 su x e 1 sul logaritmo di x alla beta. Allora, proviamo a integrare una parte di questa funzione, e in particolare l'1 su x. Prendiamolo, portiamo all'interno del differenziale. Perché conviene fare questa cosa? Beh, quando uno inizia a integrare non sa mai l'effetto che può avere una certa operazione, però da qualche parte deve iniziare. Perché è promettente questo tipo portare 1 su x qui dentro piuttosto che 1 sul logaritmo di x? Primo, perché 1 sul logaritmo di x non saprei che cosa metterci qua dentro, quindi uno tanto prova con le cose semplici. 1 su x lo metto qui dentro, e cosa accade? Viene il logaritmo di x alla beta. E qui ottenete, quando portate un fattore dentro il differenziale, dovete integrare. E quindi qui ottenete il logaritmo di x. Sappiamo che valore assoluto non occorre metterlo, perché qui siamo sulla semiretta 2 più infinito, quindi x è tutto positivo. Allora, perché adesso questa situazione qui è migliore di quella precedente? Perché adesso non dobbiamo integrare 1 sul logaritmo di x alla beta in x. Dobbiamo integrare 1 sul logaritmo di x alla beta in logaritmo di x. Quindi qui la variabile è logaritmo di x. Quindi qui devo solo fare la primitiva di 1 su beta, 1 su variabile alla beta. Allora, riscriviamo un attimo, 2 al più infinito, quindi qui devo solo preoccuparmi di integrare, diciamo, l'esponenziale, che era meno beta, in de logaritmo di x. Qui non sto facendo, sto praticamente applicando che cosa? Sto applicando una sostituzione. Non la sto facendo esplicitamente, perché vorrebbe dire metti t uguale al logaritmo di x, fai certe operazioni, poi ritorna indietro rimettendo al posto di t logaritmo di x. Si può essere più sintetici direttamente indicando la sostituzione mettendo la variabile dentro il differenziale. Qui è chiaro che adesso la nuova variabile è questa, e non dovete utilizzare altre variabili, perché più lettere, più variabili usate, più poi diventa complicato ritornare indietro. Quindi finché è possibile uno ragiona così. Allora, qui adesso fa la primitiva di questo, e la primitiva di questo esattamente come prima è logaritmo di x alla meno beta più 1 diviso meno beta più 1. Questo se, adesso qui stiamo facendo il caso, beta è diverso da 1. Se beta è diverso da 1,
allora viene fuori questo, e questo andrebbe valutato tra 2 e più infinito. Sulle dispense trovate anche il caso separatamente beta uguale a 1, verrà un'altra espressione, che cosa verrà quando beta uguale a 1? Facciamolo qui sotto. Poi. Se beta uguale a 1 invece che espressione della primitiva avrete? Devo integrare il reciproco, quindi verrà il logaritmo del logaritmo. Ecco, magari qui mettiamocelo il valore assoluto. Se siete nel dubbio che la variabile possa avere assumere segno negativo, mettetecelo il valore assoluto. E anche questo va valutato tra 2 più infinito. Quindi a seconda dei casi, allora scriviamo qui. Allora, beta, facciamo se beta è diverso da 1, succede questo. Se beta è uguale a 1, succede quest'altra cosa. Allora, ok, questa è l'uguaglianza che avete da qui. Va bene, adesso facciamo la valutazione a più infinito. Preoccupiamoci solo della convergenza, va bene? Voglio sapere solo se converge o meno. Poi se converge verrà fuori il risultato che potete ottenere facendo direttamente il conto. Voglio solo sapere se viene più infinito o un numero. Allora, qui esattamente come prima, quando sostituite, qui prima c'era x, va bene? Ma quando fate il limite per x che tende a più infinito, anche se al posto del logaritmo x ci avete x, sempre una funzione a più infinito avete. Sempre una funzione che tende a più infinito avete. Quindi qui avrete esattamente come prima che converge se beta è maggiore di 1, e diverge se beta è minore di 1, e converge se beta è maggiore di 1. Qui sotto il caso beta uguale a 1, c'è cioè la funzione logaritmo del logaritmo. Capite che quando voi provate a fare il limite per x che tende a più infinito, che cosa accade? Avete il logaritmo di x che tende a più infinito, il logaritmo di una cosa che tende a più infinito tende ancora a più infinito. Quindi qui avete ancora che diverge, diverge anche in questo caso. Considerate che qui la divergenza è molto molto lenta, perché è il logaritmo del logaritmo, eh? Quindi se voi qui invece prendete la funzione 1 su x alla logaritmo di x, cioè quando beta va da 1, e provate a dire: ma io ho l'integrale improprio, no? Con la calcolatrice, l'integrale improprio invece di farlo da 2 a più infinito, che magari a più infinito gli dà fastidio, lo faccio da 2 a 1 miliardo, no? Il valore che verrà, se viene un valore grande, vuol dire che diverge, se no vuol dire che converge. In questo caso funziona poco questo tipo di approccio, perché se la funzione poi che avete cresce molto lentamente, voi pensate che 2 miliardi gli basti, ma invece 2 miliardi non gli basta proprio per niente, perché quando fate il logaritmo di 2 miliardi trovate molto poco, va bene? Trovate un numero basso, va bene? Quindi non riuscite a valutare, quindi il problema di valutare se un integrale diverge o meno dipende dalla velocità con cui questo tende a zero. Più è vicina a una condizione critica, è più difficile determinare questa proprietà. Va bene, allora, quindi qui cosa possiamo dire? Allora, come possiamo riscrivere questo enunciato? Allora, qui possiamo dire che la funzione, se la modifichiamo, invece di avere 1 su x alla alfa, ci mettiamo 1 su x alla alfa logaritmo x alla beta, quindi modifichiamo questo, così tanto importa solo la coda dell'integrale. Allora abbiamo che converge se alfa è maggiore di 1, oppure se alfa uguale a 1 e beta è maggiore di 1, e diverge, possiamo dire, negli altri casi, altrimenti. Bene? Ok? Quindi per questi sono i primi esempi di integrali impropri. Tutto dipende dalla velocità con cui l'integrale e la funzione tende a zero, e alle volte sono chiamati integrali impropri di prima specie, perché si occupano del problema di quando voi integrate una funzione che è limitata, però la integrate su un intervallo che non è limitato. Va bene? Quindi queste sono di questo tipo. Quindi integrali impropri invece di un altro tipo sono quando invece siete in una situazione più simile a questa che a quest'altra, cioè voi integrate su un intervallo limitato, però la funzione lì non è limitata, e comunque avete il rischio che quest'area qui non sia finita. Anche lì bisogna distinguere quando l'area è finita e quando no.
Allora, vediamo adesso gli integrali di quest'altro tipo. Quindi l'integrale improprio potete avere un problema sul lato orizzontale, quindi uno degli estremi deve essere più infinito, oppure potete avere dei problemi, c'è un integrale finito, per esempio un integrale tra 0 e 1, della funzione 1 su x in dx, va bene? La forma del grafico è sempre più o meno questa, va bene? Quindi è abbastanza chiaro che se qui io vado... Cancelliamo e rifacciamolo per bene. Quindi se voi prendete la funzione 1 su x, per quanto riguarda, diciamo, separiamo le difficoltà e distinguiamo prima di 1 e dopo di 1. Qui il problema è la funzione limitata, eccetera limitata, è sempre minore o uguale di 1, però in questo lato è più infinito. Qui abbiamo visto che l'integrale diverge, qui quest'area qui non è finita. Che cosa succede da quest'altra parte? Da quest'altra parte abbiamo un integrale su un intervallo finito. Però che cosa c'è che non va? Uno degli estremi, in uno degli estremi la funzione non è definita. Allora, anche qui dobbiamo dare un significato. Noi abbiamo visto integrali su un intervallo dove la funzione è definita anche negli estremi. Che cosa vuoi intendere tu quando metti qui lo 0, visto che la funzione non è definita? Allora, voglio intendere questo. Allora, io faccio l'integrale normalmente fin dove posso con quello che ho a disposizione, quindi con un parametro t. Però voglio arrivare a 0 più vicino possibile, quindi faccio il limite per t che tende a 0 più. Quindi quando voi scrivete di una funzione, un integrale dove un estremo, la funzione lì non è definita, vuol dire che tu stai facendo una cosa del genere. Prendi qui un parametro t, dici io quest'area qui lo so che è finita, non so quanto faccio, ma lo so che è finita. Tutti questi numeri dipendono da t, adesso mando t verso 0 e vedo che cosa succede a questa, all'area di questa figura geometrica. Quindi quando scriviamo così, se lì la funzione non è definita, intendiamo in realtà questo. Questo non lo scriveremo mai, però è sottinteso che questa è la definizione di questo simbolo qui, va bene? Come possiamo fare? Allora, facciamo esattamente come abbiamo fatto prima. Ci comportiamo normalmente, facciamo il calcolo della primitiva e poi quando valutiamo gli estremi, invece di sostituire 0, perché può darsi che sostituire il valore 0 non sia possibile, perché magari la funzione che viene fuori non è definita in 0, però potete farci il limite. E qui è inteso il limite per t che tende a 0 più. Perché 0 più? Perché se tu fai integrare da 0 a 1, se devi fare un limite lo farai partendo da valori positivi verso lo 0, quindi starei sempre in un intorno destro dello 0. Va bene, allora proviamo a vedere, quindi, l'integrale improprio 1 su x in dx, come si fa? Allora, facciamo la primitiva, abbiamo visto che qui 1 su x, la primitiva, veniva al logaritmo di x, possiamo dimenticarci il valore assoluto, siamo ancora su valori positivi, e poi valutiamo tra 0 e 1. Valutare tra 0 e 1 vuol dire sostituire 1, visto che si può fare, lo 0 non lo puoi sostituire, ma puoi fare il limite, quindi qui potrai fare meno limite per x che tende a 0 di logaritmo di x, 0 più. Il limite per x che tende a 0 più è meno infinito, quindi meno e meno viene più infinito. E quindi vuol dire che anche quella parte lì non è convergente, anche questa integrale qui non converge. Quindi la funzione 1 su x va male, diciamo, la convergenza sia sul lato lungo che sul lato alto. Vediamo anche qui, dipende da questa convergenza, quindi da che cosa dipende? Dipende da con che velocità questo tende a più infinito, quando x tende a 0. E come facciamo a regolare questa velocità? Possiamo fare esattamente come prima. Ci mettiamo qui un esponente alfa e vediamo al variare di alfa che cosa può succedere. Per alfa uguale a 1 non va bene. Vediamo un po' che cosa succede quando io metto 1 su x alla alfa e che cosa succede quando io aumento alfa o diminuisco alfa. Vediamo qui che comportamento c'è. Allora, quindi per alfa uguale, allora adesso supponiamo alfa diverso da 1 e vediamo di fare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima. Allora facciamo, allora scriviamo la primitiva qui, diciamo la funzione che stiamo integrando è x alla meno alfa in dx, la scrivo così perché così poi non mi confondo quando faccio la primitiva,
La primitiva a questo punto è x alla meno alfa più 1 diviso meno alfa più 1, quindi esattamente lo stesso conto di prima, però bisogna valutarla tra 0, tra 1 e 0 più. Qui 0 più, diciamo, l'informazione 0 più la voglio sottolineare perché quando adesso facciamo il limite il risultato dipende se sto a destra o a sinistra, quindi siccome sto a destra lo voglio ricordare in maniera tale che sia chiaro. Allora, vediamo un po', anche qui distinguiamo due casi. Tutto dipende dal segno di questo esponente. Se meno alfa più 1 è maggiore di 0, che cosa vuol dire? Vuol dire che io sto facendo il limite per x che tende a 0 di x a un esponente positivo. E questo tenderà a 0, no? Quando l'esponente è qui positivo, mando x a 0, questo fa 0. E quindi qui verrà convergente. Convergente integrale. Se invece faccio meno alfa più 1, se meno alfa più 1 è minore di 0, vuol dire che sto cercando di fare il limite di 1 su x a un esponente positivo, no? Se questo è negativo, vuol dire che questo è 1 su x a un esponente positivo. E quando mando x a 0, succede la stessa cosa che accade qua, questo va più infinito. E quindi quando farò il conto, qui mi verrà che è divergente. Cioè verrà più infinito il caso, quindi l'integrale verrà più infinito. Quindi qui allora devo metterci appunto il limite per x che tende a 1, possiamo sostituirla, 1 viene 1 su meno alfa più 1 meno il limite per x che tende a 0 più x alla meno alfa più 1 su meno alfa più 1. Se ci accontentiamo per adesso di capire solo se il risultato viene più infinito o un numero finito, questa adesso è la distinzione da fare. E questa è la condizione di convergenza. Attenzione, adesso non è più alfa maggiore di 1, ma è invece alfa minore di 1. Proprio perché diciamo, tutto quello che accade all'infinito con gli infinitesimi si ribalta vicino a 0 con gli infiniti quando fatta la trasformazione x 1 su x. E quindi per avere la convergenza di questa funzione qui, quando qui ci mettete alfa, non dovrete considerare il caso alfa maggiore di 1, ma piuttosto il caso alfa minore di 1. Quindi c'è una differenza sostanziale tra le funzioni che state cercando di capire se convergono o meno, dipende dall'intervallo dove state studiando la funzione. La funzione può essere la stessa, ma se siete vicino alla singolarità 0, la convergenza ce l'avete per alfa minore di 1. Se siete invece verso più infinito, sempre 1 su x all'alfa, invece la convergenza ce l'avete per alfa maggiore di 1. Quindi qui, riassumendo la situazione, abbiamo che converge quando se alfa è maggiore di 1. Adesso poi ci mettiamo anche il logaritmo di x. Converge se alfa è maggiore di 1 e viene invece più infinito se altrimenti. No, minore di 1 l'ho detto, no? Altrimenti. Minore di 1. Ok? E questi sono appunto, questo è l'integrale improprio appunto su una semiretta, questo è l'integrale improprio dove uno degli estremi, adesso qui per semplicità abbiamo fatto l'estremo sinistro, ma potrebbe essere anche l'estremo destro, i calcoli e il tipo di metodo è esattamente lo stesso, si fa la primitiva e si vede poi, non sostituendo ma facendo il limite agli estremi, che succede. Allora, quindi anzi, sulle dispense, questo risultato qui è dato in una forma leggermente più generale, cioè quello che conta è la distinzione tra se la singolarità, diciamo, il problema è più infinito o il problema invece sta in un punto sulla retta reale. Per esempio, questo risultato qua come si può rileggere per altre funzioni facilmente? Beh, allora, se capite che se voi invece di considerare la funzione 1 su x, no? Considerate la funzione 1 su x meno x con 0, no? Che cos'è? Che differenza c'è tra la funzione 1 su x e 1 su x meno x con 0? Semplicemente hai traslato la funzione. Quindi se io devo chiedermi che cosa succede in questo pezzo qua, mettiamo all'alto, se io mi devo chiedere quant'è quest'area, va bene? È la stessa identica di questa,
traslata. Quindi il problema della convergenza della funzione 1 su x all'alfa è lo stesso di 1 su x meno 0 all'alfa. Dove dovrò integrare? Qual è il rischio, diciamo, qual è la parte rischiosa? Non l'integrale tra 0. Su più infinito non c'è nessuna traslazione da fare. Più infinito, anche se lo traslato, è sempre più infinito. Ma nel finito invece il punto dove la funzione, diciamo così, diventa limitata potrebbe non essere comodamente lo 0, ma un altro punto. Beh, allora le funzioni di riferimento sono quelle che costruite con l'infinitesimo di riferimento, no? Quando facevamo lo studio di infinitesimi, se a te interessa la funzione x con 0, l'infinitesimo di riferimento è x meno x0 elevato a qualcosa. È esattamente lo stesso risultato, potete leggere in questa maniera. Questo è una generalizzazione del risultato che vi ho detto prima. Un'altra generalizzazione di questo, che potrà essere utile, è la seguente. Lasciamo la singolarità in 0, però adesso mettiamoci anche questa qua, il logaritmo di x. Allora mettiamoci x all'alfa, logaritmo di x alla beta, in beta. E proviamo a vedere che cosa, se questa roba qui quando converge, allora mettiamo che l'estremo pericoloso sia 0 e comunque qui 1 non ce lo posso mettere, non so, mettiamo ad esempio un mezzo. Questo per dire, voglio integrare questa funzione qui e il punto pericoloso è 0, poi tutti gli altri, diciamo fino a un mezzo non accade nulla, se mi spingo fino a 1 ci sarà un altro punto dove la funzione non è limitata, quindi devo stare attento. Di questi punti dove la funzione può essere illimitata prendiamoli uno alla volta. Quindi per esempio questa funzione qui, quando è che converge e quando non converge? Allora, il ragionamento che si può fare è descritto sulle dispense ed è simile al precedente. Concentriamoci sul risultato da ricordare. Allora, quando è che converge e quando non converge? Allora, faremo diverge altrimenti, però bisogna prima dire per quali cose converge. Allora, converge se alfa è minore di 1, se alfa è minore di 1, qualunque sia beta avrete la convergenza, e su beta invece avete la stessa cosa che c'è scritta qui. Quindi se alfa è uguale a 1 e beta è maggiore di 1. Bene? Ok? Quindi attenzione alla, diciamo così, alla differenza che c'è tra questo caso e quest'altro. Qui state guardando l'integrazione di questa funzione limitata su una semiretta infinita. Potrebbe non convergere, da che cosa dipende? Da questi esponenti qua. In particolare alfa deve essere maggiore di 1, o comunque se è uguale a 1, beta anche deve essere maggiore di 1. Se invece state integrando una funzione che è illimitata su un intervallo limitato, una funzione di questo tipo, che cosa è interessante? È interessante capire il comportamento di questa funzione vicino al punto critico, vicino a 0, poi se è un mezzo o un terzo non interessa l'altro, voglio solo distinguere quando converge o meno. Allora, qui la distinzione è se alfa è minore di 1, cioè deve tendere, diciamo, a più infinito abbastanza velocemente, e poi l'altro, se a parità, diciamo, se l'esponente di alfa uguale a 1 è esattamente quello critico, per logaritmo di x la condizione su beta è esattamente la stessa di prima, cioè non c'è l'inversione che avete avuto per alfa, anche beta deve essere maggiore di 1. Bene? Poi sulle dispense trovate in dettaglio, diciamo, il ragionamento che si fa per... Anzi no, vabbè, diciamo, su questa parentela tra... cioè su questa coincidenza tra beta maggiore di 1 in questo caso e in quest'altro, forse vale la pena di fare... di vedere, diciamo, come mai è così, perché c'è una trasformazione che può essere utile. Allora, per esempio, proviamo a vedere l'integrale tra 0 e... io ci ho messo 1 su e, ma insomma è un numero, diciamo, diverso da minore di 1, ecco, non è importante. E qui ci mettiamo 1 su x, qui adesso compare anche un valore assoluto, ma diciamo, vedrete che non è un problema, è solo per evitare altre cose. Quindi stiamo considerando praticamente quello che accade in questo caso quando alfa uguale a 1 e beta è maggiore di 1.
Adesso io qui ve l'ho scritta così, però effettivamente qui è necessario il valore assoluto da metterci. Non è che cambia, diciamo, il risultato, ma una cosa bisogna fare attenzione. Nell'intervallo 0,5, com'è il logaritmo? La cosa importante è che sia, diciamo, diverso da 0, perché non posso dividere per 0, quindi nell'intervallo, a parte gli estremi, va bene. Ma qua, in quell'intervallo, il logaritmo è negativo, no? Quando siete tra 0 e 1, il logaritmo è negativo. E quando prendete un numero negativo e scrivete alla beta, allora se beta è intero mi va anche bene, ma se beta non è intero non va molto bene, perché è come dire calcola, non so, meno un mezzo elevato alla radice di pi greco, va bene? Non si può fare questa operazione, ok? Quindi se qui fosse un numero intero, ok, posso anche risparmiarmi il modulo. Ma se qui ci metto un valore che non è intero, le cose, anzi, basta che non sia razionale, le cose non vanno bene. Quindi spesso, anzi, dovreste trovare, anche se lo guardate su altri libri, dovreste trovare qui il valore assoluto. La motivazione di questo valore assoluto non è tanto perché questo beta era stato messo qui per regolare la velocità con cui questo tendeva a più infinito, va bene? Ma in realtà il valore assoluto è solo necessario perché sia possibile fare questa operazione. Ok, quindi siamo in questo caso qua. Allora, vogliamo per esempio vedere, dimostrare che quando alfa uguale 1 e beta è maggiore di 1, questa roba qui converge effettivamente? Allora, proviamo a fare così. Allora, come mai c'è l'inversione per alfa e non c'è l'inversione per beta quando si passa dal finito all'infinito? Allora, come si fa a capovolgere la situazione? Prendere questa integrale e scriverla invece come un'integrale di una funzione su una semiretta invece che su un intervallo finito. Allora, si può fare così. La trasformazione ve l'ho già accennata. Che cosa trasforma intervalli vicini a zero in semirette? La trasformazione è il reciproco della variabile, quindi 1 su x. Quindi prendiamo y e proviamo a metterci 1 su x qui dentro. Vediamo un po' che cosa succede quando faccio questa trasformazione. Allora, quando faccio questa trasformazione, allora vediamo un po' come cambiano gli elementi di integrale, così facciamo qualche esercizio sulle sostituzioni esplicite. Allora, qui avete x diventa 1 su y, e il logaritmo di x diventa logaritmo di 1 su y, questo elevato alla beta. Poi ci sono altre cose da cambiare, bisogna cambiare il differenziale, qui possiamo mettere, allora se è vero questo vuol dire che x è uguale a 1 su y, quindi qui ci mettiamo de 1 su y, e poi dobbiamo anche trasformare l'intervallo. Attenzione, questa scrittura qui vuol dire x varia tra 0 e 1 su e, allora se x varia tra 0 e 1 su e, questo è 1 su x. Se x varia in questo intervallo qua, 0 e 1 su e, che cosa succede all'immagine di questa funzione? L'immagine di questa funzione, quando voi date i valori qui dentro, che cosa coprirà? Coprirà questo intervallo qui, no? Quindi come si trasforma questo intervallo? Allora, lo 0 quando trasformo va a finire a più infinito, quindi qui viene più infinito. E 1 su e invece che cosa fa? 1 su e quando faccio il reciproco verrà e. Quindi quando fate la trasformazione y uguale 1 su x, e questo in generale accade ogni volta che fate una trasformazione esplicita, portandovi dietro anche gli estremi, dovete non solo fare la sostituzione nella funzione, ma dovete fare la sostituzione nella variabile e soprattutto negli estremi di integrazione. L'estremo integrazione significa non toccare solo gli estremi, ma vedere questo intervallo qui come si trasforma nella trasformazione. Va bene? Allora, vediamo un po' che cosa è successo. Adesso mettiamo un po' a posto le cose e vediamo che cosa viene fuori. Allora, per adesso lasciamo più infinito ed è, anche se sono invertiti, non è un problema. Se dovessimo continuare con la posizione degli estremi in questo modo, alla fine con la primitiva dovremmo fare primitiva in questo punto meno la primitiva in quest'altro punto. Allora, l'1 su y portiamolo fuori, e quindi che cosa otteniamo? Allora, quando portiamo l'1 su y fuori, il movimento delle funzioni da dentro il differenziale a fuori vuol dire che dovete derivare. Quindi qui
Allora, vediamo un po'. Logaritmo di 1 su y sarebbe uguale a meno logaritmo di y. Quindi qua avete meno logaritmo di y, questo elevato alla beta. Poi questo lo portiamo fuori e, diciamo, quando lo porto fuori, qui 1 su y, la derivata è meno 1 su y quadro. E qui adesso è dy. Dunque, qui era 1 su 1 su y, no? Bene? Adesso facciamo le semplificazioni. Allora, questo 1 su y si ribalta sopra, c'è un y al numeratore, questo c'è un y quadro al denominatore, quindi otteniamo 1 su y, il valore assoluto di un numero meno logaritmo di y uguale al valore assoluto di logaritmo di y, logaritmo di y alla beta, qui c'è un dy, poi c'è un segno meno ancora da mettere qua. Allora, questo segno meno lo potremmo utilizzare per invertire gli estremi, quindi togliamo il segno meno e invertiamo gli estremi e più infinito. Allora, che cosa è successo in questa operazione? La sostituzione 1 su y, 1 su x, ha trasformato un problema vicino a 0 in un problema a più infinito. Quindi, come vedete, anche se queste integrali di solito vengono trattate separatamente, c'è una relazione molto stretta, perché c'è sempre la possibilità di fare questa operazione. Quindi, che cosa avete? Che integrare questa funzione vicino a 0 è la stessa cosa che integrare questa funzione a più infinito. E se guardate i termini della funzione, sono esattamente gli stessi, va bene? E l'esponente beta che c'era qui, se volete, ritornerebbe nel caso, in questo caso qua. E qui cosa avevamo detto? Beta deve essere maggiore di 1. E quindi il motivo per cui anche in questo caso beta deve essere maggiore di 1 è dovuto a questa trasformazione qui. Nella trasformazione la funzione non è cambiata per nulla, e se quindi le cose dovevano andare in un certo modo per sulla semiretta più infinito, per gli stessi valori di beta dovremmo avere lo stesso risultato di convergenza anche vicino allo 0. Bene? Quindi ricordate questo risultato, il motivo è questo qui. Se non vi ricordate esattamente il motivo, ricordatevi come si fanno le trasformazioni delle integrali quando decidete una trasformazione complicata come uno. Allora, facciamo un altro esempio. Allora, prima di iniziare l'esempio regoliamo l'audio al minimo e scriviamo l'esempio. Allora, dunque, l'espressione è questa. Allora, prima una... Dunque, è veramente... prima una cosa sulle notazioni. Allora, adesso, rivedendo poi il dispenso, ho cercato di eliminare la scrittura così, perché alle volte, appunto, può essere fraintesa. Comunque, quando avete scritto così, logaritmo di x, quando il 2 è appiccicato qui, vuol dire logaritmo di x parentesi al quadrato, va bene? Mentre invece se volete dire logaritmo di x al quadrato scrivete così, se il quadrato lo volete, diciamo, assegnare a tutto questo è obbligatorio mettere la parentesi, va bene? Se voi leggete una cosa così il quadrato è assegnato solo alla x, va bene? Comunque, se avete dei dubbi sull'interpretazione delle funzioni che potete trovare nelle prove scritte, ditemelo che vi chiarisco qual è l'interpretazione. Quindi questo quadrato qui, ecco, forse è meglio
scriverlo in questa mappa, magari aggiungere una parentesi, ma in maniera tale che non ci siano dubbi sull'ordine delle operazioni, va bene? Le parentesi servono a stabilire l'ordine delle operazioni, quindi sono importantissime, perché l'ordine operazione a volte è significativo. Allora, poi adesso guardiamo questa integrale e cerchiamo di capire quali sono i problemi, che cosa si tratta. Dunque, allora, quindi quando adesso guardate, dovete risolvere un'integrale, il consiglio che vi do è comunque dare un'occhiata al dominio della funzione. Perché? Perché voi state facendo un'operazione, che è l'operazione di integrazione, su un intervallo, e su quell'intervallo la funzione bisogna vedere se ha, diciamo, delle singolarità, se ha dei punti in cui non è definita, eccetera. Qui senz'altro un integrale improprio, perché uno dei lati, insomma, la semidetta è più infinito, ma anche all'interno dell'intervallo potrebbero essere nascosti altri problemi, quindi bisogna darci un'occhiata per capire che cosa può succedere. Allora, non è che uno deve fare la discussione di tutto il dominio, basta che guarda il dominio di questa funzione rispetto all'intervallo che è stato stabilito, va bene? Se per qualche motivo, non so, c'è una parte su x minore di 0 dove non sono sicuro se la funzione è definita oppure no, vuol dire non mi interessa niente, perché tanto l'intervallo è al cubo più infinito, quindi tu devi guardare in questo intervallo se dentro c'è qualche problema per questa funzione qui. Allora, per esempio, guardando da e al cubo più infinito, che cosa può accadere? Beh, allora, dunque, questa funzione qui, quando questo è maggiore di 4, e questa qui è una funzione crescente, va bene? Anche questa, anche, diciamo, quando moltiplico di x, quindi questa sarà una funzione decrescente. E poi, comunque, gli unici problemi potrebbero essere, appunto, che x deve essere maggiore di 0, perché logaritmo, l'argomento è logaritmo, e poi altri problemi che ci potrebbero essere è che x deve essere diverso da 0, però è già qui dentro, e poi che il logaritmo di x al quadrato deve essere diciamo diverso da 4. Bene, questi sono i problemi che potremmo avere all'interno del dominio. Questo è senz'altro vero per i valori qui, perché qui cominciamo da e al cubo, quando mettete qui dentro e al cubo avete, viene fuori logaritmo di al cubo è 3, 3 al quadrato fa 9, 9 è maggiore di 4, e se date valori crescenti qui questa disuguaglianza sarà sempre vera, quindi qui dentro non ci sono altri problemi. Ci potrebbero essere dei problemi, per esempio, non so, dove sarebbero gli altri problemi? Qui quando è che può valere 4? Quando per esempio mettete qui dentro e al quadrato, se mettete qui dentro e al quadrato questo fa 0. Quindi se l'intervallo di integrazione fosse da e a più infinito, allora il problema non sarebbe solo a più infinito, ma sarebbe anche in e al quadrato, dove c'è un'altra cosa che accade, cioè questo denominatore va a zero. Adesso, però adesso facciamolo una volta, ma abituatevi quando guardate la funzione, dare un'occhiata al dominio e scoprire se nell'intervallo, non solo agli estremi, ma in tutto l'intervallo, se ci sono dei punti dove la funzione non è definita, perché quelli saranno informazioni importanti. Qui non ci sono altri problemi, quindi la funzione è bella, continua, l'unico problema è che arriva a più infinito, quindi bisogna capire che cosa succede. Non l'abbiamo ancora fatto, però lo strumento che ci permette di dire che questo numero sicuramente esiste definito, cioè l'integrale converge, è perché la funzione che c'è qui è asintoticamente equivalente a che cosa? Allora, 1 su x, non l'abbiamo ancora enunciato, il teorema del confronto asintotico per gli integrali, ma è uno strumento assolutamente analogo per le serie. Vuoi sapere se questa roba qui converge? Allora, prendi la funzione, guarda il problema, vai in direzione del problema, cioè più infinito, a più infinito questa roba qui come va a zero? Fai l'analisi asintotica qui è evidente, questo va più infinito, questo si può trascurare, questo moltiplica, quindi è x logaritmo di x al quadrato, va bene? E quindi di che tipo è? È del tipo alfa uguale 1, beta maggiore di 1, e quindi vuol dire che converge. Abbiamo visto che per la semiretta più infinito quella è una condizione di convergenza. Quindi il criterio del confronto asintotico, l'enunciato lo trovate sulle dispense, ma si applica esattamente come per le serie. Si fa l'analisi asintotica in direzione del punto critico, cioè più infinito, e si fa il paragone. Se il paragone viene fuori una funzione di quella che abbiamo deciso
se converge o meno a seconda dei valori del parametro, allora converge, se no il risultato è immediatamente più infinito se la funzione è positiva. Questa è positiva per questo intervallo, questo è positivo, quindi se qui fosse venuto, non fosse, non ci fosse stato questo quadrato, non fosse stato equivalente a questo, questa è la funzione qui, l'integrale non converge, e quindi se una cosa non deve convergere ed è fatta di numeri positivi, l'unico risultato possibile è più infinito, non occorre neanche fare la primitiva, il risultato è immediato, più infinito, però viene convergente, quindi se non è più infinito sarà un numero. Vediamo se riusciamo a calcolare questo numero. Quindi questa, se l'enunciato vi chiede calcola questa integrale, comunque queste considerazioni di convergenza è meglio farle. Perché è meglio farle? Perché se per caso venisse che non converge, il risultato finale, se questo è positivo, è direttamente più infinito, l'esercizio finisce lì, va bene? Se invece voi partite in quarta e la primitiva la fate comunque, scoprirete lo stesso che viene più infinito, ma avrete fatto la fatica di trovare una primitiva che era inutile trovare. In questo caso è necessario trovare la primitiva perché questa integrale converge, quindi se voglio sapere esattamente il valore devo fare qualche sforzo in più. Allora, che cosa bisogna fare? Adesso accantoniamo, adesso che abbiamo capito che converge, lo svolgimento dell'integrale è come un integrale definito normale, l'unica cosa, gli estremi, dovremo stare attenti a fare un'operazione di limite. Allora, quindi se il problema è trovare una primitiva di questo, che cosa conviene fare? Cosa conviene fare? Allora prendiamo l'1 su, vedete che tutto il resto è funzione logaritmo e c'è un 1 su x. Quando fate la integrazione per sostituzione non dovete individuare la derivata di qualcosa. Allora, individuare la derivata di qualcosa vuole anche dire prendi un fattore e integra. Se dentro al differenziale poi avrai una funzione che è comoda per il resto, bene, se no, per esempio, da lì in poi puoi continuare per parti. Tanto lo sforzo di integrare un pezzo lo fai, poi decidi se fare sostituzione o per parti, non è che devi fare altri passaggi. Allora, prendiamo uno su x e lo inseriamo nel differenziale. Allora, quando lo inseriamo nel differenziale, di nuovo uno deve aver presente che dovrebbe metterci valore assoluto, ma in questo caso non occorre, va bene? Se l'intervallo fosse stato sui negativi e per qualche motivo sui negativi si poteva fare, qui bisognava metterci valore assoluto, va bene? Dipende su che intervallo sei, se sui positivi è inutile che ci metti valore assoluto. Allora, così, adesso... adesso la funzione da integrare è una funzione tipo 1 su una variabile al quadrato meno 4. È come cercare di integrare questo, va bene? Anche adesso magari la sostituzione esplicita la possiamo anche fare, perché questa è una questione di scelta, di gusto, di quello che volete fare. Se qui volete fare la sostituzione esplicita, l'importante è aver individuato il cammino giusto, cioè perché questa cosa qui, lo svolgimento qui va bene, perché adesso ormai nella variabile logaritmo di x la funzione che è rimasta è una funzione razionale, quindi si applica quello che abbiamo detto la volta scorsa. Quindi una volta che uno riconosce che quella è una strada buona, e di solito se uno raggiunge una funzione razionale da lì, diciamo, sicuramente può arrivare in fondo se si ricorda l'algoritmo, allora può dire, va bene, allora togliamo di mezzo sta variabile x e mettiamoci comodi, ormai la strada è fatta, è quella lì. Quindi qui mettiamo t uguale al logaritmo di x, quindi non ci sono passaggi obbligati, la vuoi fare questa soluzione, non la vuoi fare questa soluzione, tutti i passaggi che si fanno, i passaggi non banali che si fanno, i passaggi non banali sono proprio quelli non obbligati. Se tu sei costretto, quando hai un'espressione, a fare sempre nello stesso modo, tanto è un insulto alla tua intelligenza. E poi non serve a nulla, perché diciamo i passaggi obbligati li faccio fare a un computer, non li faccio fare a un essere umano. I passaggi non obbligati, invece, sono quelli che distinguono il computer dall'essere umano. Chi ti dice di fare così? Nessuno. Nessuno dice così. Ma, diciamo, per esperienza, diciamo, personale, posso prevedere che le cose da qui in poi andranno bene se faccio questo. Qual è il... non è che uno ha una fede nel successo assoluta, non è questo, anzi, uno deve sempre dubitare. Ma qual è, diciamo, la condizione che ti permette di dire
di sorridere a questo punto. Qui c'è una funzione razionale, e allora la funzione razionale c'è un algoritmo, va bene, per farlo. Allora facciamo questa soluzione. Allora qui viene 1 su t4 meno 4 in dt. Attenzione, bisogna ancora sostituire gli estremi. Quando dovete sostituire gli estremi e di mezzo c'è una funzione crescente, le cose vanno particolarmente bene, perché gli intervalli si trasformano in intervalli e gli estremi si trasformano in estremi. Se questa non fosse crescente, questa cosa qui va guardata con più attenzione. Quello che dovete fare è trasformare l'intervallo, quello che viene fuori viene fuori. Allora, siccome la funzione è crescente, l'intervallo come si trasforma? Beh, se la variabile x va da e al cubo al più infinito, la variabile t, che è il logaritmo di x, basta fare i logaritmi di tutti i valori tra qui e qui, e cosa troverete? Troverete 3 più infinito. Va bene, quindi non bisogna, se uno fa solo la primitiva e non c'è gli estremi, questo problema non ce l'ha, però poi dovrà tornare indietro e metterci la variabile originale. Non vuoi fare così? Allora, se vuoi invece fare le soluzioni subito, farai un po' più di fatica adesso e te la toglierai alla fine. Bene, allora adesso già, diciamo, guardate, poi quando uno fa i calcoli deve un po' vedere la situazione prima del cambiamento e dopo il cambiamento. Questo è un aspetto, diciamo, senz'altro più rassicurante. E quindi uno continua. Allora, la decomposizione della funzione razionale, è inutile appesantire adesso il calcolo integrale facendo tutti i conti della decomposizione. Facciamola a parte questa decomposizione, così se sbagliamo qualcosa qui non dobbiamo rifare tutto da capo, sbagliamo solo qui. Allora, qui dobbiamo... allora, si fattorizza il denominatore, non ci sono divisioni da fare. La fattorizzazione del denominatore è t-2 per t più 2. Allora, questo è uno dei casi che abbiamo visto, polinomi di secondo grado, tutti i fattori lineari, a ciascuno di questi sostituite una corrispondente funzione che è direttamente t-2 e l'altra è t più 2. Vi ricordate lo schema? Se qui fosse stato t-2 al quadrato avrei messo qui 1 su t-2 e anche 1 su t-2 al quadrato. Siccome la molteplicità è 1, ce lo metto una sola volta. E la stessa cosa per questa. Sono tutte molteplicità 1. Poi cosa si fa? Si fa una combinazione lineare di queste funzioni, e quando fai la combinazione lineare vuol dire che prendi due coefficienti, li moltiplichi nelle sue funzioni e poi fai la somma. Questa è la combinazione lineare. Adesso trovi A e B, e qui potete fare come vi pare. Ci sono vari metodi per fare questa cosa, un po' ve li ho raccontati, cioè ne esistono anche degli altri. Se uno legge in internet per fare questa cosa si fa così e usa un metodo che ha trovato, io più o meno li conosco, è difficile che trovate qualcosa che non ho proprio mai visto, insomma. Comunque, se voi lo utilizzate e il risultato è corretto, e probabilmente io riconosco il metodo, va benissimo. Insomma, tanti hanno... Un'altra persona ieri mi ha parlato di un metodo di cui non ho parlato a lezione, lo sai fare, è un metodo che riconosco, se lo vuoi usare, usalo, non c'è problema. Allora, vediamo un po' qui che cosa succede. Allora, AT più 2, più 2A più BT meno 2A, e quindi, vuol dire che, diciamo, A più B deve essere uguale a 0, e quindi devono essere opposti, e 2A, qua c'è B, e 2A meno 2B deve essere uguale a 1. Quindi qua viene A uguale a meno B, e quindi quando lo metto qui sotto viene 4A uguale a 1, quindi A uguale a un quarto, e B sarà l'opposto. Allora, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che qui A è un quarto lo mettiamo qui davanti, qui mettiamo meno 1. Sulla velocità di questi conti, va bene? Non è importante che adesso capiate perché è venuto proprio un quarto e meno un quarto, va bene? Speriamo di non aver sbagliato, ma non è questo l'importante, quello è un conto. La cosa importante è capire che c'è un metodo per arrivare a questi coefficienti, poi ci saranno dei conti da fare. Comunque sia, qualunque conto uno faccia, cerca se è possibile, se questa verifica costa poco, di fare la verifica se viene fuori il risultato, perché
tutti questi conti che potete fare qui, che essendo dei conti, diciamo, di passaggio, va bene, non così significativi, uno li fa velocemente, potrebbe sbagliare. Anch'io la lavagna posso sbagliare, ma posso fare un controllo. Vediamo un po' se viene bene. Allora, se metto qua t più 2 e t meno 2, faccio la sottrazione, il t va via e i due si sommano, viene 4, 4 e 4 si semplifica. Quindi sono tranquillo, va bene? E quindi continuo. Allora, adesso divido le... qui c'è un altro problemino. Adesso l'un quarto lo porto sicuramente fuori e qui rimane 1 su t meno 2 meno 1 su t più 2. Attenzione, è molto importante aver presente tutte le difficoltà che noi incontravamo quando calcolavamo la somma delle serie, perché i risultati sono assolutamente analoghi. Tanti ragionamenti si possono mutuare direttamente da quelli. Per esempio, uno adesso a questo punto direbbe: applico la linearità dell'integrale, faccio l'integrale di questo meno l'integrale di questo. Se fa così, quando uno fa così, deve verificare che sta roba qui non venga una forma indeterminata. Il principio di fondo è lo stesso: le forme indeterminate sono pericolose, va bene? Devi evitarle, o scioglierle prima che vengano sotto gli occhi. Quindi qui la divisione in due parti non si può fare. Perché non si può fare? Perché questa, uno, mettiamo che tu guardi cosa fa 1 su t meno 2, no? 1 su t meno 2 da 3 a più infinito, ma 1 su t meno 2 è asintoticamente equivalente a 1 su t, e su 1 su t abbiamo detto che l'integrale non converge sulla somma detta, quindi questo avrebbe più infinito e l'altro avrebbe meno a un altro più infinito, quindi una forma indeterminata, quindi non lo puoi fare. Questo non vuol dire che il calcolo si blocca, no, devi continuare, ma questa operazione di spezzare in due parti non la puoi fare, va bene? Allora, continua da qui, intanto devi trovare le primitive. Trova queste primitive e poi vediamo che cosa si può fare. Primitiva di 1 su t meno 2. Allora, devo fare la primitiva di 1 su t meno 2, viene logaritmo di t meno 2. Logaritmo di t meno 2. Vabbè, adesso, ok, faccio subito la primitiva. Allora, la primitiva di questo viene il logaritmo di t meno 2. La primitiva di questo viene il logaritmo di t più 2. È fatto le primitive. Adesso vorresti sostituire, ma attenzione, quando sostituisci più infinito devi fare un limite. E quando fai un limite, qui viene di nuovo infinito meno infinito. Questa forma indeterminata ce l'avevi prima, continui ad avercela, quindi non hai ancora risolto il problema degli eliminanti. Però che cosa osserviamo? Innanzitutto, insomma, uno o fa il limite direttamente con la forma indeterminata, va bene? Oppure si accorge che cosa? Che questo è un rapporto, va bene? La differenza diventa un rapporto se io faccio t meno 2 su t più 2. Anche questa trasformazione qui non è obbligata, va bene? Però cos'è che ti induce a fare così? Perché i passaggi bisogna deciderli prima di farli, non perché faccio così perché mi viene naturale fare così. No, devi decidere perché la fai, perché mi interessa togliere di mezzo questa forma indeterminata. Adesso c'è un'altra forma indeterminata, infinito meno infinito è diventato infinito su infinito, ma questa è una forma indeterminata che sappiamo fare, va bene? Questa qui, differente a questi due logaritmi, magari non mi viene subito, ma questo rapporto qua, infinito su infinito, che è una forma indeterminata, lo so quanto fa, perché è un polinomio di primo grado su un polinomio di primo grado. Questa la riesco a portare fino in fondo. Il fatto che venga fuori una forma indeterminata vuol dire solo attenzione. Va bene, attenzione. Poi, se la forma indeterminata è una forma che conosci, te ne sbarazzi. Se no, cerchi di trasformare, di fare qualcosa per toglierla di mente. Va bene, allora, a più infinito questo tende, allora vediamo un po', un quarto, a più infinito questo tende a 1, bene? E quindi il logaritmo di 1 fa 0. E poi invece meno, la stessa cosa, valutata in 3, in 3 non c'è problema, 3 meno 2 viene 1 e qui viene 5, quindi il logaritmo di un quinto. Adesso, che con il logaritmo ormai riuscite a fare qualunque cosa,
meno logaritmo di un quinto è logaritmo di 5. Se lo lasciate così non mi offendo, va bene? Però dico, scrivilo meglio, no? Meno logaritmo di un quinto, scrivi logaritmo di 5 diviso 4. Bene? Tanto se arrivi fino a qua le proprietà del logaritmo le sai, quindi non è che. Il problema è se non arrivi fino a lì. La dico ancora un paio di cosette. Dunque, allora abbiamo visto un po' di integrali impropri, abbiamo visto che c'è un problema di determinare se converge o meno, poi vedremo degli esercizi dove l'integrale chiede solo di capire quando converge al valore di un parametro, esattamente come per le serie. Se uno ha imparato a fare quelle per le serie, saprà fare anche quelle con l'integrale, non cambia assolutamente niente. Se non lo sapeva fare prima, è un'occasione per impararlo adesso, perché insomma, è inevitabile. Ci sono un altro paio di cose che voglio dire. Dunque, allora le cose sono le seguenti. Vi ho detto che non tutti gli integrali ammettono una primitiva esprimibile con funzioni elementari. Tipicamente è alla meno x quadro. Questa è una funzione di cui non sapete calcolare la primitiva. Però tante informazioni di questa funzione qui si possono sapere. Allora, per esempio, uno potrebbe dire quanto fa, diciamo, potrebbe chiedere, questa integrale qui converge o non converge? Allora, abbiamo visto prima un esempio dove diciamo, la funzione abbiamo fatto l'integrale, abbiamo anche scoperto quanto fa l'integrale se converge. Qui, se la domanda è solo converge o non converge, è più semplice, va bene, non devi determinare il numero, devi vedere, perché se devi determinare il numero probabilmente la primitiva la dovrai trovare, o ci sono altri metodi per non trovare la primitiva, ma non li faremo. Ma comunque, se la domanda è solo se converge o meno, anche se non sai fare la primitiva, si può arrivare a una risposta. E qual è, come possiamo fare? Beh, possiamo fare esattamente come per le serie. Per le serie, quando potevamo dire che 1 su, per esempio, n al cubo, che questa serie converge, mica l'abbiamo trovata la somma. E qui la stessa identica cosa, bisogna fare un confronto. Un confronto in che senso? Allora, voi prendete una funzione di cui volete studiare l'integrale, per esempio, non so, da 0 più infinito, volete studiare questo integrale qui, e vi interessa, vi accontentate di capire se una cosa converge o meno. Alle volte basta questa informazione, va bene? In tanti problemi applicativi non occorre sapere il numero esatto, basta solo sapere se converge o meno. Spesso vuol dire o una cosa, o un certo dispositivo funziona o non funziona. Per determinare questa proprietà alle volte basta capire se un integrale è convergente o no, o meno. Ok? Allora, se tu non sai fare, se tu non sai trovare la primitiva di f di x, però sei in grado di trovare una funzione che è maggiori f di x, allora che cosa accade? Se questa funzione è maggiore o uguale di questa, anche l'integrale sarà maggiore. Perché? Beh, insomma, se l'integrale è l'area e la funzione è maggiore o uguale di 0, se una funzione ci sta sopra e tu stai valutando l'integrale, è chiaro che l'area qui dentro sarà maggiore o uguale all'area qui, no? Bene, allora, qui questo qui è senz'altro maggiore o uguale di 0. Certo, se qui la funzione è complicata, fa cose bizzarre, non so magari calcolare l'area, però so che l'area sarà maggiore o uguale di 0. Se non vai mai sotto l'asse di x, sarà un numero maggiore o uguale di 0. Non so quanto vale, ma sarà. Il problema è per l'integrale capire, ma sta roba qui converge o no? Cioè, viene un numero finito o no? E allora, se tu sai qualcosa su g di x, se per esempio sai che g di x converge, allora, se questa converge, anche questa converge, va bene? Criterio di confronto, un criterio di cui questa è la dimostrazione, va bene, non c'è nessun mistero. E uno dice, beh, allora un criterio facilissimo, facilissimo fino a questo punto, perché non c'è nessun metodo che ti dice quale G usare, va bene? È la tua fantasia che ti dice quale G usare. Il metodo ti dice, se la trovi, io ti dico quasi gratis che le cose vanno in un certo modo, va bene? Però il problema è trovare la G, non c'è nessun metodo per calcolare la G, c'è solo, diciamo, il buon senso, che alle volte è tanto, alle volte è poco. Allora, per esempio qui, che cosa puoi fare? Allora, innanzitutto l'intuito, anche in matematica, è una cosa che serve tantissimo, quindi quello un po' bisogna svilupparlo,
Cosa devi sapere per sviluppare l'intuito? Devi sapere la teoria. Se non sai la teoria, l'intuito è niente. Va bene? La teoria cosa dice? La convergenza integrale, da che cosa dipende? A parte tutte le tabelle da ricordarsi, ma da che cosa dipende? Dalla velocità con cui questo tende a zero. Se tu metti un esponenziale e poi all'esponente ci metti pure un quadrato, questa è una provocazione, cioè questa roba qui va a zero, c'è un esponente negativo, e questo qui non solo va velocemente all'infinito, ci metti il quadrato, va ancora più velocemente, l'esponenziale, sta roba, anche se fai il grafico, dopo un po' non la vedi neanche sul display, va bene? Quindi è chiaro che sta roba qui probabilmente converge. Per accontentare chi ti sta di fronte, al quale devi spiegare questa cosa, non devi utilizzare l'intuito, serve a scoprire, diciamo, quale potrebbe essere la maniera per dimostrarlo. Vuoi dimostrare che sta roba qui converge? Va bene, l'intuito ti dice questo, adesso cerca una funzione che sta sopra questa, di cui sia più semplice determinare la convergenza. Allora, era meno in squadro, allora, vediamo un po'. Se non ci fosse questo quadrato qui, no? Se non ci fosse quel quadrato lì, e ci fosse l'esponenziale, l'esponenziale quello lo so fare anche la primitiva, no? Se io dovessi fare l'integrale, se l'integrale fosse e alla meno x da 1 a più infinito, no? In dx, beh, qui non mi dovrei neanche tanto preoccupare della convergenza, qui so calcolare la primitiva. Cioè, quando so calcolare la primitiva, le cose, la risposta a questa domanda, basta calcolare la primitiva e fai il calcolo esplicito. Facciamo la primitiva, viene meno e alla meno x, perché allora, o ti ricordi la tabella, o comunque diciamo un esponenziale sarà un colonna esponenziale, questo meno un po' ti deve preoccupare, e allora puoi anche fare così, mettiamo che non ce lo metti il meno. Fai la verifica, no? Prova a derivare. Certo, se non sai fare la derivata, allora diciamo, è inutile che partecipi al gioco, ma diciamo, la derivata di e alla meno x, quella sicuramente la sai fare, no? E alla meno x viene e alla meno x per meno 1, no? E questo è uguale a questo? No. Allora mettici il segno meno, che così aggiusti le cose. Questo fatto di scrivere le cose e poi aggiustarle non è un modo sporco per fare le cose, è il modo corrente per fare le cose, va bene? Ok? Non è che tu c'hai il foglio bianco, poi ti ricordi e poi scrivi con una stampante, tutto giusto, no? Questo non accade normalmente, va bene? Tu inizi, poi sbagli strada, torni indietro, eccetera. L'importante è amministrare bene quello che fino a quel momento hai trovato, va bene? Non sbagliato tutto. Alle volte uno svolgimento c'è un errore, va bene? Non è che tutto va buttato. Vabbè, comunque, allora, viene fuori questo, valutiamo tra 1 e più infinito, qui riesco addirittura a vedere quanto vale, sostituiamo, sostituire più infinito vuole fare il limite, per più infinito questo fa 0, quindi 0, e quando ci sostituisco 1 viene meno, attenzione ai segni, meno e alla meno 1, no? State attenti ai segni, quando fate queste cose qua metteteci le parentesi, va bene? E quindi qua viene 1 su e, va bene? 1 su e, quindi vuol dire che questa integrale qui adesso ha risposto di più di quello che ti ho chiesto. Questa integrale qui non solo converge, ma ti so anche dire quanto vale 1 su e, va bene? Allora torniamo a quello di prima, e alla meno x quadro, questa invece è la primitiva, qui il trucchetto della primitiva non lo posso fare, va bene? Quindi è una strada, però posso cosa? Paragonare e alla meno x quadra con e alla meno x, per esempio. Allora, dovrebbe essere abbastanza facile convincersi che vale questa disuguaglianza. Perché vale questa disuguaglianza? Perché? Perché, diciamo, a parità di funzione, diciamo, la funzione decrescente ed esponenziale, è chiaro che più sei decrescente, no? Per quello bisogna sapere i grafici delle funzioni elementari, perché se no le proprietà, come te le ricordi, l'esponenziale è una funzione con l'esponente negativo, è una funzione decrescente. Più grande ci metti l'esponente e più piccolo è il numero. Quindi se qui invece di metterci il quadro ci metti x, qui stiamo guardando x maggiore di 0, va bene? Se x è maggiore di 0, se no non vale sempre questa cosa, se x è maggiore di 0, allora ok, sei tranquillo, va bene? Perché questo è maggiore di questo e quindi è una funzione decrescente, quindi vale la disuguaglianza. Se vuoi essere rapido, se no
fai il logaritmo, fai tutta la disuguaglianza per bene, se vuoi essere più convinto. No, il ragionamento di fondo è questo: riconoscere che la funzione è decrescente e che questa funzione qui invece qui dentro è crescente. Va bene, allora vale questa disuguaglianza qui. Mettiamo che per qualche motivo, non so, la disuguaglianza fosse così, va bene? Andrebbe bene lo stesso, tanto poi il coefficiente numerico qui davanti non è importante. Allora, però vale esattamente questo, quindi vuol dire che questo è minore o uguale integrale tra 1 e più infinito di e alla meno x dx. Questo lo so fare, ho detto che vale 1 su e. E quindi per il criterio di confronto non solo scopro che anche questo è convergente come avevo supposto, ma una stima del numero che viene fuori qui, o anche una stima del numero, perché è una cosa maggiore, anzi maggiore stretto di 0, però minore di 1 su e, va bene? Quindi non solo ho dimostrato che converge, ma addirittura ho un intervallo dove questo numero dovrebbe stare, 1 su e, insomma. Va bene? Quindi alle volte, se la domanda è una cosa converge o meno, il criterio del confronto, che è lo stesso per le serie, va benissimo. Va bene? Ultima cosa. Questo criterio del confronto lo possiamo anche applicare per ritrovare tutta una serie di risultati che abbiamo visto per le serie e che non abbiamo dimostrato completamente. Ed è un importante collegamento perché permette di saltare da un argomento all'altro, perché gli argomenti non sono divisi, va bene? Gli argomenti non sono, sono divisi perché l'esame, il programma d'esame dice cosa c'è in questo esame, sono le serie, integrali, ma bisogna creare collegamenti tra le cose, non lasciarle così, va bene? A creare i collegamenti, più collegamenti crei, più cose capisci, va bene? Allora, qual è questo collegamento? Allora, vediamo un po', riprendiamo la funzione 1 su x. Qui abbiamo scoperto che questa funzione qui, l'integrale di questa funzione qui, da 1 più infinito, quest'area qui, l'abbiamo detto oggi, l'integrale tra 1 e più infinito di 1 su x, abbiamo dimostrato in dx, è più infinito, va bene? Abbiamo dimostrato tutto. Quando abbiamo fatto le serie, abbiamo fatto vedere che la serie 1 su n, con n che va da 1 a più infinito, anche questa serie diverge. La fatica che abbiamo fatto qui per dimostrare questa cosa è stata minima, perché è bastato trovare la primitiva di 1 su x, sostituire, fare i limiti, su. Qui invece tutto un metodo di raggruppare a potenza di 2, ma come ti è venuto in mente fare una cosa così? Se dovessi cambiare un po' questi numeri non saprei da che parte cominciare, quindi più critica la situazione. Come si fa, sapendo questo, per esempio, a trovare facilmente una dimostrazione di questo? Per confronto. Allora, facciamo questo ragionamento qua. Questo ragionamento qui è un ragionamento, se volete, importantissimo. Vi risparmio la costruzione dell'integrale, va bene, perché praticamente per gli esercizi serve poco, va bene? Allora uno dice, allora perché la racconti? Perché dovresti raccontarla per una questione di cultura generale, va bene? Ma le persone, diciamo, quelle che studiano solo per l'esame, ti ridono in faccia quando tu gli fai un discorso di questo tipo. Quindi bisogna in qualche modo far passare questi concetti che sono importanti, minacciandoli che ci sarà un esercizio che parla di questo. È l'unica maniera. Allora, questa è la funzione 1 su x. Poi qui, diciamo, c'è questa altezza qui, è il valore della funzione 1 su x. Quindi questa altezza qui è 1, qui è un mezzo, qui un terzo, qui un quarto e così via. Questo è il grafico, qui ho preso dei punti in corrispondenza degli interi e poi ho preso questi rettangoli qua. Va bene? Allora, che cos'è evidente, no? Dal disegno che uno ha fatto? Che l'area data dalla somma di questi rettangoli è maggiore di quest'area qua. Quindi l'integrale tra 1 e più infinito di 1 su x in dx è maggiorato dall'area somma area rettangoli. Somma, anzi, serie, perché sono infinite, serie aree rettangoli. Va bene? Chiaro questo? Questa funzione qui, questi rettangoli qui, maggiorano l'area. Quanto valgono ciascuno? Quant'è l'area di ciascuno di questi rettangoli? La base è sempre 1, quindi l'area sarà
l'altezza per la base è sempre 1, quindi questa roba qui che ho scritto a parole qui, che cos'è? È proprio n che va da 1 a più infinito, è un ciclo di somma, no? Devo sommare questo, più questo, più questo, più questo, eccetera. Bene. E le altezze variano come 1 su n, va bene? Sono punti presi su 1 su x, quindi qui verrà 1 su n. Va bene? E quindi che cosa abbiamo visto? Beh, diciamo, allora, in realtà così come l'ho fatta non serve a niente, perché? Perché... Ah no, no, scusate, no, ho fatto per sbaglio, ho fatto bene. Perché si può vedere sia da sopra che da sotto. Comunque, diciamo, da sopra va bene, perché questa roba qui è più infinito. Il confronto visto, diciamo, non per dimostrare che una cosa converge, ma per dimostrare che una cosa non converge. Quindi per non dimostrare che una cosa non converge devi mettere qualcosa di sotto che sai che diverge, e quello che sta sopra sarà costretto a divergere pure lui. Quindi se io non so questo e so questo, e questo si fa molto facilmente, allora questo risultato qui viene immediato, va bene? E quindi questa serie converge per questo. Quindi in alcuni corsi, per esempio, si inizia dalle integrali e poi si fa le serie per poter utilizzare questo tipo di risultato qui. Allora, niente, ho finito. Chi vuole fare le domande sono qua a disposizione.